Bentornati sul canale di Axios00, siamo qui con un nuovo video di Yoshi's Woolly World. Siamo al sesto video e lo schema è l'1.6, anzi 1-6-6 come è scritto qui. Quindi, allora, incontri esplosivi. Io ho paura di ciò che potrebbe venire fuori da questo schema. Incontri esplosivi non è il massimo della vita. Allora, il nostro povero Yoshi rischia di finire arrosto, o lesso, o in qualche altra maniera. Comunque, vediamo un po' cosa ci attende in questo schema. Eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Come al solito, vediamo se c'è qualcosa, ma non c'è mai niente ultimamente. Ci controllo sempre perché... Ah, ok. Scusate. La bomba. Non mi ero bene accorto di ciò che fosse successo. Qui non c'è niente, qui non c'è niente. Ok, dicevo che ho paura di quelli con la bomba. Controllo sempre indietro perché facciamo ma come si tira la bomba? Ah, ok, perfetto. Come si tira la bomba? Ok, perfetto, d'accordo. Benissimo. Ho l'impressione che non arriveremo. Ma questi cosa? Mandano l'uncinetto. Botto assurdo. Mandano l'uncinetto. Comunque, allora, finisco il discorso che dicevo prima, perché altrimenti non lo finisco più. Dicevo che guardo sempre indietro all'inizio dello schema, perché ho trovato in uno schema che c'era una specie di segreto all'inizio, proprio sulla sinistra. Quindi, tutto lì. Ecco, l'ho detto, almeno non lo ridico più. Allora, mi ci vorrebbe questa bomba. Ok, da lontano, perfetto. E prendiamoci tutta questa roba. Mi ci vorrebbe un'altra bomba. Scusi, potrebbe farmi avere un... No, ok, vediamo un po' se quello lassù in cima ce la dà. Visto che c'è, perché prendere quella laggiù sotto quando c'è questa disponibile? Allora, colpiamo, perfetto. Ok, spacca proprio tutto. Oh, un fiorellino. Il primo, sì, bene. Non abbiamo per ora dimenticato niente. È già qualcosa. Ma se io qui schiaccio da qua su sopra? Perfetto, guardate che carino. Ok, non ci ho capito niente, ma è bellissima la cosa. Lassù, ok. Ok, sì, c'è qualcosa da prendere, perfetto. Vediamo un po' che viene fuori. Intanto togliamo di mezzo tutta questa pila di tipi timidi. Tra l'altro bellissimo, mi siano tutti di colore diverso, spesso e volentieri. È veramente carina come cosa. Oh, ok. Qui prendiamo questa roba. Sì, sì, ho visto che c'era roba indietro. Ah! Ok, ho detto, ho visto che c'era roba indietro, ora ci torno. Volevo solo finire di prendere tutta questa roba qui. Ah, ok, c'è una piattaforma, vediamo un po'. Sì, perfetto. Perfetto. Perché ho tirato la... Oh, no, 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 no. Mamma mia, mamma mia. Secondo fiore, sì, perfetto. Non abbiamo ancora trovato gomitoli e ciò mi preoccupa abbastanza, in quanto di solito i gomitoli sono già arrivati, di solito, a questo punto dello schema. Questi sono salterellanti, non li avevamo ancora trovati, è la prima volta che troviamo questi tipi timidi qui. E anche quelli della bomba, ovviamente, è la prima volta che li troviamo. Al volo! Yeah! Perfetto! Allora, ah, lassù c'è anche qualcosa da prendere, vabbè, ci torneremo dopo, tanto non c'è fretta, non c'è fretta. Intanto, prendiamoci tutte queste pietrozze. Io nel frattempo, comunque, se volete un'impressione mia su questo Yoshi's Woolly World, lo sto letteralmente adorando, alla follia anche tra l'altro. Mi sta veramente piacendo tantissimo, lo trovo veramente ben fatto. Ah, ok, cuori. Vabbè, ci servivano, ne eravamo a pieno, quindi tanto meglio così. E molto divertente, è molto divertente questo Yoshi's Woolly World, veramente. Merita, secondo me, se avete una Wii U, merita veramente... Ah. Ok, se cadiamo... Merita l'acquisto, dicevo. Se cadiamo... non c'è niente qui? No, sembra di no. Ok. Se caniamo in testa ai tipi timidi con la bomba mentre hanno ancora la bomba in mano, esplodiamo anche noi. Perfetto, ok. Pensavo la dovessero tirare per farla... Stiamo scherzando? Premi V per dare potenti codate. Niente può fermare Mega Yoshi. Attenzione. Cosa diavolo? Oh mio Dio, quanto è lanoso questo Yoshi. È bellissimo. È bellissimo. Quando fai salti apri anche la bocca, è stupendo. Quando ricade, cioè... È veramente meraviglioso, spacchiamo tutto, mo vieni. Fa anche il salto in giù? Sì, la culata, bellissimo. E intanto gomitoli, siamo a 3, non mi ero neanche reso conto di averli presi, devo essere sincero. No, aspetta, qui ho perso un po' di roba, intanto abbiamo preso il tempo e ciò è la cosa buona e giusta. Cerchiamo di prendere un po' tutto qui, almeno non stiamo a rifarlo 20 volte lo schema. Quanta roba, spacchiamo tutto.
Bello, sì. Questo Mega Yoshi mi piace un sacco. Comunque, quelli sono tipi timidi con l'uncinetto, ora ci faccio caso. 2, 1, ok, è andata, perfetto. Abbiamo fatto lo schema. Quello schemettino bonus lì, o qualunque cosa fosse, non era bonus perché c'era da farlo per forza, però molto, sono molto simpatici quelli lì. E veramente, veramente molto carino. Ok, qui era scontato ci fosse qualcosa, io intanto... cavoleggio, attenzione. Perfetto, scendiamo giù, prendiamo il gomitolo e attenzione, 4 gomitoli su 5, incredibile. Forse riusciamo a sbloccare anche qui lo Yoshi di questo schema. Qui la vedo brutta. Ok, è andata, perfetto, però... no, lasciamo fare per ora indietro, andiamo avanti e vediamo un po' di prendere la roba che c'è qui. Allora, quello che fa... No! No! Perché ho detto no? Perché ci sono quelle pietruzze lì sotto, maledizione. A questo punto... Ah, maledizione, possiamo entrare qui? No, direi di no, perciò niente da... Ah, no, no, no! Oh, mamma mia! Come vedete non si può andare di sotto. Nah. Vabbè, è andata così e lasciamo stare. Ormai è andata e quindi niente. Intanto prendiamoci questo. Ok, perfetto. Quindi torniamo indietro lassù sopra e non ci siamo andati tra l'altro. Ah sì, c'eravamo andati. Ma c'è qualcosa lì da rompere. Ok, perfetto. Saltiamo. Oh, un regalo. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Un fiore. E infatti uno ce lo siamo saltato. Scommetto che era lì sotto a queste scale. Scommetto che era sotto a queste scale il fiore che ci manca. Ci scommetto proprio. Comunque, allora, prendiamo questa bomba e vediamo un po' di rompere tutto questo ambaradan di roba. Ah no, si rompe solo la parte sotto? Ok. Perfetto. Vediamo un po' se ci riusciamo. Ah, quasi. Quasi. Allora, no, ho buttato via tutto così. Ah, c'è un'altra bomba qui, ok. Perfetto, bomba. Allora, saltiamo. E ok, vediamo un po' se riusciamo ad andare. Dove lo faccio schiantare? No, da sì, no, non ci arrivo mica. Oh cavolo, il gomitolo lì. Ok, ho fatto un casino. Ho decisamente fatto un casino. E questo non lo possiamo spostare? No, decisamente no. Perfetto. A questo punto prenderei questo gomitolo. Sì, è andata bene, meno male. E se trovo qualcuno che ha una bomba, andrei via di qua. Se trovo qualcuno con una bomba, però. Allora, ok, perfetto. Anche perché se no ci stiamo 20 anni e non sappiamo perché. Vabbè, me ne farò io questo schema per completare il tutto. In ogni caso, procediamo e vediamo un po' cosa ci aspetta. Mi sa che è la fine dello schema. Ci aspetta la fine dello schema. Ok, questo è stato piuttosto veloce come schemino. Direi abbastanza rapido. E molto carino. Anche questo l'ho trovato decisamente carino. Con queste bombe, questo Mega Yoshi stupendo. Veramente fantastico. Allora, i cuori li abbiamo fatti. I fiori no. Mancano ben due. I gomitoli penso di sì. Ok, i gomitoli ce l'abbiamo fatta questa volta. I timbri? Sì, 15 su 20 addirittura. Sia mai che riusciamo a prendere i timbri alla prima. Anche perché alla fine prendere tutti i timbri significa anche prendere tutto il resto, perché spesso e volentieri sono mischiati anche tra i gomitoli che prendiamo e i fiori, i timbrini, dicevo. Quindi prendere quelli vuol dire anche finire tutto il resto, a parte la vita, ovviamente. Quello è un altro paio di maniche. In ogni caso, anche questo schema 1-6 è fatto, mondo 1-6 è fatto. E tra l'altro io non so di preciso quanti mondi ha lo schema, cioè quanti schemi ha questo mondo. Mi è parso di notare, mentre rifacevo i primi quattro schemi in modo da fare il perfect e prendere la stellina e... Ah, hai raccolto 100 toppe timbro, ecco a te dei nuovi timbri per te, ecco dei nuovi timbri per te. Ah, carini tra l'altro, ok. Ha ottenuto una nuova spilla del potere. Tanto non le usiamo, quindi alla fine è relativo. Dicevo, mi è parso di contare più o meno che siano 9 schemi in tutto. Ora, uno è molto staccato dagli altri e ho visto che richiede, mi sembra, dei fiori. Ricomposto Yoshi tipo timido, bellissimo, è bellissimo. Quindi non so ora quanto saranno, ma vedremo. In ogni caso, da Axios00 per questo video è tutto. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un like e condividete. Aiutatemi a crescere nel mio canale e alla prossima. Ciao!